ho tenuto il posto. Ah, grazie, meno male. Se non ci fosse lui a tirarmi su oggi. Guarda, sono proprio sconvolta per quello che è accaduto alla successora. A chi? Alla successora, quella di Marina, la telenovela della sera giunta alla 60ª puntata. Lacrime e sentimenti a raffica. Allora, io in TV guardo solo le cose che mi fanno ridere, sa? Una ragazza come lei, così religiosa e per di più figlia di una fazendeira vedova. Di chi? La fazendeira, la padrona dei campi, una povera e ricca vedova. Ah, mi dispiace. Infatti il padre è morto alla 23ª puntata. E meno male che dicono che il 23 porta fortuna, oh. Nella storia, quello che più mi colpisce è che Marina è di età avanzata, sui 25, ed ha sempre vissuto una vita di paese, una burina, insomma. Lei, eh? E pensa che è così legata ai ricordi e alle tradizioni che non ha mai baciato il suo fidanzato, che è un giornalista, e tra l'altro è suo cugino. No, Miguel, non mi avrai! Lasciami! Sono tua cugina! Vergognati, mascalzoni! Guardi che io mica sono Miguel, eh? Io mi chiamo Bruno Sacchi, e te secondo nome faccio pure l'estero. Chiedere il controllore. No, il controllore, no, per favore, il controllore. Questo chiama il controllore. Mannaggia, oh. E poi la cosa sconvolgente è che Marina ha un colpo di fulmine per Roberto, figlio unico della più ricca famiglia di Rio de Janeiro. Ora vivono nella loro casa nuova a Rio, al cuore non si comanda. Lei ha 3 governanti tutte per sé e una schiera di camerieri neri. E tutte le mattine attraversa il parco della sua villa su un bellissimo cavallo bianco, tutta vestita di pizzi e con un delizioso cappellino. Che storia romantica. Quando si parla dei particolari autobiografici del Pascoli, è ovvio che bisogna far riferimento innanzitutto a Romagna. Romagna, lei questo già lo sa, vero signorina Zampetti? Sì, signor professore. Brava, brava. Continui pure così e mi saluti tanto il suo papà. Quei salami erano eccezionali. Dunque, dicevo, Romagna è la rievocazione di un paesaggio. La vita, la casa della fanciullezza del poeta che piange quel mondo perduto e lirico, intriso di letture sognanti. Là nelle stoppie dove singhiozzando va la tacchina, oh! Con l'altrui covata, presso gli stagni lustreggianti, quando lenda vi guazza l'anatra iridata, oh fossi teco e perderci nel verde, e di tra gli olmi nido alle ghiandaie, gettarci l'urlo. Ah! Io lo so chi è stato. Sì. E alla prossima interruzione si becca due. Gettarci l'urlo che lungi si perde dentro il meridiano ozio delle aie, mentre il villano pone dalle spalle gobbe la ronca e afferra la scodella. Lazzaretti, due. Lazzaretti, due. Il bue rumina nelle opache stalle la sua laboriosa lupinella. Dai borghi sparsi le campane intanto si rincorron. Che cosa starà scrivendo? Coi loro gridi argentini. Mi legga subito i suoi appunti. Miguel, alziamoci insieme la mattina sul bagnasciuga, mentre il sole fa capolino con i raggi del nuovo giorno, che scaldano il mio corpo mentre sfiora il tuo, ed esplode una samba. Bravo, Sacchi. Si è messo a fare il poeta? No, professore, queste cose mi rischia una ragazza. Si vergogni! Studi, Sacchi, e lasci stare le ragazze. E poi cosa ci troveranno in un abbaccione come lei? Giusto. Ciao, Chicco, ti devo presentare l'ultima presa che ho fatto in palestra. Bella, due spalle così. Chi è travestito? Ma quale travestito? Guarda chi c'è, guarda chi c'è. A Michele, a
Allora, chi sarebbe sta ragazza, eh? Quale ragazza? Ma dai, quella della mattina che dovrebbe alzarsi con te, eh? Ma chi è quella, Luana? Ma quella mica è una ragazza, quella è un tormento. Sì, un tormento d'amore. Ma che, manca l'uomo vecchio di Tricella. Sembra un bel te che in scivolata ce lo faresti, eh? No, o quella è meglio Marcazzola. E poi mi ci dopono a tutte le ore, addirittura pure dopo le 9 di sera. A notte fonda. E magari venite pure a scuola insieme col treno. Ecco, di quello poi non ne parliamo, eh? Però è evidente che Luana ci sta. Dove? Qui, bro. Oh, sei peggio dei fantozzi, eh? Ma dico, te scrive le frasi d'amore sul diario. Il mio corpo con il tuo. Oh, tutti i gusti sono gusti. Niente, eh? Bruno, Luana è innamorata. Di chi? Ma come di chi? De te, a Bru. De tutto te. Oddio, tu sei innamorata di Bruno Sacchi, non ci posso credere. Solo che dovresti rimanere un po', metta giù qualche chilo. Eh sì, devi fare un po' di sport, devi cambiare il look, un po' sul classico. No, forse è meglio un po' di ketchup per lui, no? Allora, capito? Non ti preoccupare che lei ci sta. Dammi l'edo. Domani ti porto uomo a e chi è? Non ti preoccupare, Bru, è come il catalogo della testa. Andiamo in classe, dai. Però mi sa che ci hanno ragione. Tutte quelle cose che scrive. Che scemo che sta stato a non capirlo subito. Il cavallo, i libri, i frasi d'amore. Povera Luana. Gli avrò spezzato il cuore. Non vedi che scansa te. Lo sai che ti sono venute proprio buone queste fettuccine. E da sto sughetto non dici niente? Magna, Bru, mamma, non stai a mangiare niente. Ah, ma io non insiste. Lo sai che faccio l'idea dell'astronauta? A me mi sa che tu fai la terra del fregnone. Amore, sapeste che c'è per secondo? Magna, magna, sta là tu che dammo la caterina. Lo so che ce l'avete per secondo. Pollo arrosto con le patatine. Peperoni col sugo. E crostata di mele. Parallo! Pronto? Pronto? Sono Luana, c'è Bruno per favore? Sì, sono Sacchi, sono Bruno. Ah, ciao Bruno, meno male che t'ho trovato, oggi è stata proprio una giornataccia. Sì, pare che sta per piovere. Marina è stata piantata da Roberto. Beh, certo, non si fa così, eh. Mo' quando vedo gliene dico quattro. E pensa, subito dopo, essere andati nella casa nuova di Rio. Che tristezza. È proprio oggi che mi sento sconvolta nei sentimenti. E in questi momenti in cui bisogna parlare, confidarsi. Che ne dici tu, Bru? Beh, io dico sempre, un'amica mia, a Caterina. Senti, che dici se ci vediamo alle 5 in cartolibreria da Ciro? Perché ti devo parlare. Ho già capito tutto. Hai capito? Aspa, hai capito tuo figlio? Fa la cura di Magrande per le signorine, non per l'astronauta. Che te credevi che tu fia un frignone? Ma non dovevi studiare? No, questa settimana ho tutti i pomeriggi liberi. Sono già stato interrogato in tutte le materie. Che figlio bravo che c'avevo. Ogni volta che vengo qua da Ciro, questo mi ammolla sempre un minimo dei 20 libri. A me piacciono gli uomini intellettuali. Io sogno, la notte vivo delle storie stupende. Stanotte, per esempio, ho fatto un sogno bellissimo dove c'eri pure tu. C'ero anch'io. E che sogno era? Non lo so se ti può interessare, poi ho paura di farti perdere del tempo. No, io non ci ho fretta. Tanto domani neanche mi interrogano. Ero in chiesa, vestita di un candido abito da sposa, e lì all'altare ad attendermi c'era... C'ero io? No, il mio lui, biondo, con gli occhi celesti, alto, in un bellissimo abito blu. E nel bel mezzo della cerimonia, dalle vetrate della cupola, ecco che appare... Io! Un magnifico raggio di sole, e poi, uscendo dalla chiesa, fiori, riso, confetti, piovevano su di noi da lati della folla. Ed ecco che lì, il mio lui, stroncato da un infarto, cade ai piedi di uno spazzino. Scusa, Eloa, ma in tutta questa storia io quale parte c'ho? Tu eri lo spazzino. Ragazzi, avevate ragione. Ho perso un etto. Piaccio. Sì, a tua madre. A Bru, togliere un etto a te è come levare un capello dalla testa del porco spino. Lo vuoi capire o no? Devi perdere almeno 20 kg. A Bru, è come se avessi perso un'unghia. Oh, chi so, King Kong? Brunetto, non te voglio di tanto, ma devi perdere almeno una gamba e un braccio. De peso. Vediamo, ti dobbiamo interrogare oggi. Oddio, ragazzi, il rospo interroga. Oh, a Bru,
A te non c'è paura? Io? Oh, ma quello interroga sempre a me. Secondo il calcolo delle probabilità dovrei stare tranquillo fino a maggio. Sacchi! Venga, Sacchi, venga. Dunque, Sacchi, ritorniamo a parlare del Pascoli e della sua famiglia. Mi dica, secondo lei, che cos'è la vecchia Romagna per il poeta? La vecchia Romagna? È un brandy che crea l'atmosfera. Sacchi, lei oltre a non studiare fa anche lo spiritoso. Ma no, vede, professore, ieri mia madre si è sentita... Lasci stare sua madre, Sacchi! Sacchi, guardi, io l'avverto che se lei continua così quest'anno rischia di non essere ammessa agli esami. Da parte mia cosa le devo dire? O ritorna a studiare come una volta o la sua media calerà. Professore, Sacchi dovrebbe calare soprattutto de pancia. Lazzaretti! T'ho calato un etto. Sacchi! Mi stiamo mercando qua! Siamo solo al primo quadrimestre. Sì, ma questa quando l'ho di mio padre non mi fa più uscire da casa. Certo non è bella. Però è un terno sicuro su tutte le ruote. Oh, proprio adesso che Luana mi aveva detto che faceva seca insieme a me. Si dava malata pure al beauty center dove lavora. Tutti contro di me stanno. Bruno, uscirai con la tua Luana. Italiano 8-8. Latino 7-7. Greco 8-8, prestigioso. Matematica, crepi l'avarizia, 9. 9, ma non esageriamo, Chicco. Ma che so, il ministro Goria? A Bruno, fidate, lascia perdere. Educazione fisica, 4. Come, 4 educazione fisica? A tarabbi pure? Bruno, qui non li possiamo proprio fregare, o così o pomì. Ma ti sei già dichiarato con Luana? No, però domani lo faccio. E che le dici? Gli dico... Ma che ve frega a voi che gli dico? Oh, scusa. Ognuno spera delle cose private e saliene per conto suo. Oh, sentite, ma se gli dico che l'amo, quella mi ammolla una pezza in faccia. A Bruno nostro, orgoglio della famiglia Sacchi. Bello di mamma, bello. Bravo, bravo di papà. Scusa, papà. Sì. Dato che io domani mi dovrei alzare un po' presto, se tu mi firmi la pagella io vado a dormire. Dammi la penna e gli occhiali, quelli buoni. Subito. Eh no, qui ci vuole in corsa. Ecco qua, papà. Chi è Bruce? C'è con noi della famiglia Sacchi. Peccato per 4 in educazione fisica. Migliorerò. Bravo. Sentite, io vado a dormire. Vi porto anche il giornale. Va bene. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Alla riunione dei professori sarà un successone. Oh, sai che figurone. Sappi, Luana, che io sono innamorato pazzo di te. Sì, lo so. È difficile avermi intorno tutto il giorno. Però basta abituarsi all'odore dell'uomo vero per riuscirci. Però sta diventando proprio un uomo, eh? Ma ci diventerà un tossico ripetente? Ma quale tossico ripetente? Mica sono Spinotti. Ma no, così non va bene. Mannaggia, ma che gli dica questa? E poi può essere che manco Riccardo gli piace. A lei piace questo, sto mollaccione, ma che ci troverà?
Ma non è che ci diventerà un dramma sessuale? Ma che te salta in testa? È una moda moderna. Lo sai che ti dico? Che è meglio il profumo dell'uomo vero. È tutto suo, padre. Sappi, Luana, che io ti amo. Pazziamo in forte sta sigaretta. Ciao, Luà. Scusi, questo è il mio posto. Ma che stai al teatro? Ciao, Bruno. Ti presento Romolo, il mio fidanzato. Siediti qui. Mettete seduto. E a me i fiori, niente. Ma perché, scusa, siamo insieme, non capito, è una cosa normale, no? Mi scoccio, sei Bruno. Bruno, che cos'hai? Sei strano, hai qualcosa di importante oggi a scuola? Ma non ti ricordi che dovevamo far sega insieme? Oh, ha scostumato, a me di questo un po'. Sei proprio strano. Che cos'hai? No, tra poco starò meglio, non ti preoccupare. Sì, quando? Il 2 novembre. Yeah. Becca adesso pure, va. Simpatico Romolo, eh? Lo spiscio. Pensa che sei stato proprio tu a farmi capire che ero innamorata di lui. Sono contento. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Ma sappi che cos'è tutta questa fretta? Non hai mai avuto interesse per la geografia? Oh, è passato il professore di filosofia a dire che farà un'interrogazione scritta. Meno male che non hai fatto sega. Ma ha scaricato prima ancora di caricarmi. L'ha scaricato. È andato in bianco. E doveva perdere altri 10 kg. Gliel'ho detto, rinuncia ai bucatini. Quello ringrazia solo a guardarli i bucatini. Ah, lei è la signora Valentini, la madre di Benedetta. Ah, sì, mi chiami Rita, sempre in fascino. Sì. E ogni volta che vengo qui per parlare con i professori sono sempre emozionata, come fosse la prima volta. Ah, sì? Ma come la prima volta quella là? E poi dicevo, Benedetta è intelligente, ma vive nel mondo delle nuvole. Oh, Piero, Piero, cosa? Dice che Benedetta è intelligente, però vive nel mondo delle nuvole. Già, è l'attico della Scottex, oltre 10 piani di morbidezza. Ma che sto dicendo? Intendevo dire che Benedetta vive in un mondo tutto suo. E chi glielo tocca, Benedetta vive nel mondo di Quark, ma si figuri che diventa pazza per Piero Angela e per quel morto in piedi con gli occhiali che presenta fin su Rai 3. Pensi che sua mandalirla gira canale. E cosa crede che faccia con Andrea Giordana? Le sta qui. Lei non le piace la televisione, non c'è niente da fare. È una ragazza intelligente, però non si applica. Non le è piaciuto nemmeno l'ultimo clip di David Bowie. Ma di che clip sta parlando? Ah, ma professore, l'ultimo clip di David Bowie. Mio marito ne esce pazzo. Lo vedo. Ma questa quanto parla? Guarda che è pazzesco, eh? È tardi, io ho l'appuntamento da parrucchiere. Ci penso io adesso. Voglio diventare matta. Le faccio vedere dov'è, si apre la bocca, lì di sopra, è fantastico, poi è tutto biondo. Ma dove andiamo? Piero! Ricordati di Matt Houston, non farti portare via senza farti dire quali sono i tuoi diritti. Scusi, professore. Bravo. Io sono la madre di Massimo Conti. Molto lieto, mi dica. Mi dica lei, professore, come va Massimo? Massimo, abbastanza bene. Professore, sì? Finalmente belle notizie. Se per lei sono belle notizie. Perché? Che è successo? Veda, caro Sacchi. Ragazzi, oggi parleremo della Luna. La Luna che è il nostro satellite naturale e quindi merita una particolare attenzione. Perché ha una notevole... Dove sta? Dove sta il mio figlio? Ma cos'è?
Vigliacco, stai qui. Oh, ma che basta, papà? Ma che è? Ascansione Luciato, che pincio che hai combinato. Guarda, oh, ma che mi ti dia la luna, fermo. Ma è come? La mamma che dia la mia luna? Che è? Che dà la luna? Oh, fermati, se no, soffro le cose, fai pure un infarto. Guarda sto vigliacco, si è pure pisciato sotto. Vigliacco, apri che te voglio ammazzare. Dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto per farti studiare, non hai pena manco per tua madre, per chi ti ha messo al mondo. Pensi solo a quella sciacquetta dell'amica tua. Apri che te voglio ammazzare, vigliacco. Si calmi, signor Sacchi, si calmi, la prego, non faccia così. Bruno è un bravo ragazzo, ce la farà. Due, quattro, tre, una pagella sembra una schedina del tuo tippe. Felice Vincenti, È stato un attimo di distrazione, Un quadrimestre di distrazione. Vabbè, comunque, guardi, stia tranquillo. Adesso ci parliamo noi. Bruno è un bravo ragazzo. Ci parliamo noi e mettiamo a posto tutto quanto, Tranquillo, va bene? Fammi i conti a casa. T'ammazzo a domicilio. Bruno, vuoi uscire? Non fai il cretino. Guarda che tuo padre se n'è andato. Ah, Bru, la vita è bella, te trovi un'altra ragazza. Oppure ti fai adottare da una famiglia del centro, così non devi neanche prendere più il trenino. La media poi la puoi sempre rialzare, te fai un bel viaggetto a Lourdes, è fatta. E poi c'è il tema, no? Giusto. Bravo Massimo, bravo Massimo. Bruno, il tema è la tua grande occasione. Io mi ammazzo. Dai, Bruno, che con un buon tema puoi riguadagnare la fiducia di tutti. È la tua grande occasione. Io m'ammazzo! Vabbè, Bru, fai il tema e poi t'ammazzi. Bravo. Faccio il tema e poi m'ammazzo. Bravo, Bru. Fai il tema e poi t'ammazzi. Con calma, tranquillo. Avete 3 ore di tempo. Buon lavoro. Che tema profondo. Finalmente potrò raccontare il mio sogno segreto. Diventare capitano dei vigili urbani. Già mi vedo col tagliur di Milascion. Vedo. Angoscia. Dai, Bruno, coraggio, è la tua occasione. Ce l'avrai pure un futuro, no? Professore? Cara Luana, quando leggerai questa lettera, io potrebbe essere già morto. Ragazzi, il tempo è finito, consegnate i compiti. Sterzi, mi raccomando. Basta con il leggere. Sale, sei sempre il solito pasticcione. Scusi, professore. Prego. Bruno, dove vai? Senta questa. Kibù, l'elefante dello zoo di Roma, è afflitto da frequenti crisi di malinconia. Oh, sembra la storia di un amico mio. Oh. Ciao, Bru, giusto te. Che ci fai qua? Sono venuto a portarti questa lettera. Guarda, è una cosa importante. Però promettimi che la vedrai soltanto domani. Addio. Ma dove vai, Bruno? C'è una faccia. Leva, ti ho detto addio. Lasciami perdere. Scusi, signor Bruno, lo so io quello che te ci vuole per metterti a posto. Franco! Arrivo! No, Franco, no, è tremendone quello, non ammazza, ne prego, lasciami perdere. Lasci, mandami via! Aiuto! Tiratemi fuori, aiuto! Aiuto!
Se mi sento male, poi come faccio a ammazzarmi? Aiuto! Tema. Come i giovani di oggi immaginano il loro futuro. Svolgimento. Penso che il futuro di noi giovani potrebbe essere più roseo se tutti ci adoperassimo per vivere in armonia e serenità. Ecco perché ho deciso, una volta finite le scuole, di dirigere il traffico, vestendo l'uniforme del vigile urbano. Sghicio, come il protagonista del romanzo Infrociata tragica. Lei l'ha letto, signora? No, no. Uniforme umile, ma al servizio della collettività. Mica male. Ma che hai fatto? L'hai letta? T'avevo detto domani. Beh, che ne dici? E che ti dico? Sono d'accordo con quello che hai scritto. Sei d'accordo? E certo, non è nulla di tragico, sono cose che pensiamo tutti. L'importante poi è metterlo in pratica. E non fare quella faccia, non siamo mica un funerale. Eh? La chiave del bagno. Capito? Ma... Sono sinceramente preoccupato per il povero Sacchi. È scappato via come fosse un fantasma. Certo che sta sul depresso, eh. Oh, ragazzi, sono le prime delusioni amorose. Ci siamo passati tutti, no? Leggiamo che ha scritto nel suo tema. Cara Luana, quando leggerai questa lettera potresti... Che letterata. Potresti essere già morto. So di non poter continuare a vivere senza di te. Oh, ma questo si ammazza sul serio, eh? Oddio, ragazzi, gliel'ho detto pure io. Prima fai il tema e poi t'ammazzi. Una arriva, dice vorrei andare al bagno. Io le do la chiave. Al bagno quanto ci sta? 10 minuti, forse 15, 2 o 3 volte l'anno forse 20. Questo è 40 minuti. Serve aiuto? Non c'è. Beh, signor Sacchi, non si preoccupi comunque che sicuramente starà arrivando, eh. Ah, non si preoccupa. E quando torna gli mena pure. Ah, ho capito. Perfetto. Arrivederci, signor Sacchi. Mi dai 20 pasta assortite, per favore? 20? 20 pasta assortite. 20 pasta assortite. Pronto, vigili urbani? Buongiorno. Senta, noi abbiamo perso di vista un amico. Siamo un po' preoccupati. Si chiama Bruno Sacchi. No, no, per essere Roma deve essere Roma, per forza. Dov'è? È una descrizione. È grosso. Più che grosso, è proprio grasso, ciccione. Riccio, roscio, un po' fregnone. Insomma, non è un'aquila, ecco. Ah, dice che uno così è meglio perderlo che trovarlo. Ma scusi, un amico nostro. Arrivederci, grazie. Oh, ragazzi, qui bisogna fare qualcosa. Eppure te, ho sempre a mangiare, stai e muoviti, no? Shh, non sappiamo niente, facciamo finta di niente. Ciao, Bruno. Ciao, Bruno. Ciao. Come va?
ho sentito tutto, Voi non mi volete bene. A noi non ti vogliamo bene. Noi ti amiamo, Bruno. E se te lo dice Chicco, puoi crederci. Crisi alimentare? Ho capito. Totip, un altro vassoio di pasta al mio amico Bruno Sacchi. E un latte, anzi un doppio latte. E con una schizzatina di cognac, mi raccomando. Ho capito, pagamento sempre il solito, vero? Ciao. Oh Bruno, allora promesso, siamo d'accordo. Non è che fai stupidaggini. No, non vi preoccupate, vado subito a casa a studiare. Bravo. Ah, che come presteresti il tuo vocabolario? Sì. Scusa, magari non so quando te lo potrò riconsegnare. Non c'è problema, Bruno, lo so a memoria tanto. Ti ringrazio. Ciao. 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 Certo, adesso sto più tranquillo. Hai visto, l'abbiamo anche convinto. Va a casa a studiare col mio vocabolario. Ce l'ha? Oh, ma che ce lo fa con sto vocabolario? E le altre 20 paste? E il latte? E il cognac? Io segno tutto, io segno tutto. Ogni volta che c'è Chicco nel mezzo non si becca mai una lira. Segno tutto, pure il freddo che mi fa pigliare questa volta. Tutto, pure il freddo che piglio questa volta. Accidenta, Chicco maledetto. Oh, io stavolta mi ammazzo, Perché io no? Sì. Ma guarda che col vocabolario mi sa che non ce la fai, No, no, io ti consiglio una bella pietra da 5 a 7 kg. La mia è da 8, così vado sicuro. Oh, però guarda, io non so nota. No. No. Ma allora sei a posto, no? Basta che te butti, fai. Aspetta! L'acqua gelata, Bruno! No, scusa! E so 15 volte che cercano di impedirmelo, Adesso lo faccio, Lo faccio! Basta, mi butto, basta. Ma che te butti? Scendi e smettila con queste cretinate. E se ti sento di un'altra cosa del genere, te ci buttiamo noi là dentro. Voglio morire. Ma dai, Bruno, non fa così. Ma che ti portiamo a cena? No, grazie, voglio morire. Dai, Bruno, ti troviamo un bel film che ti ammazza dalle risate. Ah, scusa, dai. Dai, vieni qua, che troviamo il film. Allora. Ecco. Dunque. Morte in diretta, viva la muerte, morti e sepolti. Ragazzi, ma che è 2 novembre oggi? E leggi qua. Studente si uccide per un 5 in matematica. E io che c'ho tutti e tre che dovrei fare? Tagliamo a pezzi? Bruno, ma che te ne importa? Non c'è sta mica solo la scuola nella vita. Pensa a un'altra cosa, che ne so, pensa al calcio. Di che squadra siete? Da Lazio. E vabbè, ma allora te la cerchi, Oh, ti voglio morire. Non ti abbattere così. Ma non lo sai che la vita è come un film? Sì, ma la mia è un film di guerra e senza manco una donna. Bruno, guarda che chi più chi meno in amore abbiamo sofferto tutti. È vero, Daniele? Eh sì, sapessi quanti dispiaceri ho avuto io con Rossella. Che ci vuoi fare? È la vita. No, dico, pensi davvero che buttarsi da un ponte risolve il problema? Sì. Non ti risolve niente, Brunetto. Massimo, diglielo te quanto si soffre in amore. Soffrire me lo chiami il fatto che ne lasci una settimana. Ah Massimo, state zitto, ma dico pure te, un briciolo di sensibilità. E di la verità, di piuttosto che sei stato lasciato dalla tua ragazza per uno dei gorilla del padre di Sharon. Ma che c'entra, quello era suo cugino. Sì, adottivo. Oh basta, io voglio morire. Ma perché vuoi morire? Ma perché dovrei vivere? E come perché? Per la settimana bianca, per drive-in, per la gomma che non si attacca ai denti e per il cuore di panna. Ma come perché? Per l'amore, no? No, basta, voglio morire. Andiamo, Voilà! Oh, lasciatemi che voglio morire affumicato! Sì, come un salmone, sì! Ringrazio Dio che ti abbiamo salvato, se no altro che affumicato! Castel Sant'Angelo, San Pietro, Colosseo, Foro Italico! E tutto a piedi! Meno male che gliel'avevamo consigliato noi di fare un po' de moto! Cosa bisogna fare quando un amico vuole uccidersi? Ci si comporta da amici e lo si lascia fare. Oh, questo si è impasticcato! Oh, giù! Fermi tutti, ci penso io, ho visto tutte le puntate di General Hospital! Bisogna farlo vomitare! Sputa, sputa, disgraziato! Oh, ma sta due mentine, tu sei la menta! Eccole! Ragazzi, qua l'unica cosa da fare è trovargli un'altra ragazza. Ma se
Secondo me non dovresti avere problemi per trovare una ragazza. Dici? Sì, ma sai che molte ragazze fanno pazze per un tipo come te. A Sharon mi è venuto un dubbio. Mi stai a prendere in giro. Io? No. Ma è incredibile. Davvero non ti ha mai voluto nessuna? No, per scherzo. Eppure a noi ragazze piacciono molti tipi timidi, brutti, grassi, un po' impacciati. Ma dici davvero? Giuro. Ah, allora a me mi ha detto sempre male. Meglio che facciamo due passi. Bruno, vorresti aprirti un po' con me? Magari posso. Vedi, io ho bisogno di tantissimo amore, tantissimo affetto, tantissime carezze. Tantissime botte. Che stai a fare? Ah, oh, che ho fatto? Vieni con noi. Che fatto? Ma che ho fatto? Ah, chiaro! Ragazzi, ultima spiaggia. Bisogna chiedere aiuto a Benedetta. E allora? Beh? Ebbene sì, Bruno ha saputo spiegarmi e io ho capito nella sua interiorità. Ecco, io ho scoperto un'affinità con Bruno. Lo vedo tenacemente volto verso un divenire cosmico irresistibile. E beh, oh, che volete che vi dica? Io ammiro lui e stimo la sua lucida decisione di uccidersi. Benedetta, c'hai presente quel film coreano che finisce con tre amici che strangolano una ragazza deficiente? Sì, aspetta, era dramma nella strada dei risciò. No, era dramma vicino alla cabina telefonica. A Benedè. Ci hai stufato! Siete proprio degli ingrati! Bruno, andiamo, dai. No, voglio morire qua dentro. Sì, vabbè, così il funerale te lo sponsorizza la SIP. Dai. Andiamocene, ragazze. Dai, non lo possiamo lasciare solo. Ah, non possiamo, eh? Dai, Bruno, ti portiamo allo zoo, al cinema, a Luna Park. Che ne so, che preferisci? Voglio morire. No, non venga a cena stasera. No, Maria. Perché? Perché ho dei clienti. Accidenti alle mogli. Bruno, t'abbiamo pure portato a Luna Park. Mo te ne vuoi andare a casa, sì o no? No, voglio morire. Guarda, Bruno, se ora tu non prendi e non vai a casa, t'ammazzo io, t'ammazzo! Fermo, un po' di rispetto per chi soffre. Vedi, Bruno, in fondo Luana è una brava ragazza. L'hai solo conosciuta dopo quel romolo. E quindi non puoi pretendere che stia con te. Lo capisci questo? E poi, Bruno, con tuo padre ci ho parlato io. Signor Sacchi, Bruno è un bravo ragazzo, non c'è problema. Tuo padre è un pezzo di pane, dai, Bruno, ti giuro, ci ho parlato. Bruno, ti prego, vorrei andare a casa. C'è il mondiale dei massimi in televisione. Oh, l'incontro del secolo, e se restiamo qui lo perdiamo. E dai, Bruno, andiamo a casa e ci vediamo stanottata di pugni, eh? Dai, Bruno, fammi questa grazia. Fammi vedere questo match. Ci ho giocato su quasi tutto il bar. Vabbè, andiamo. Oh! Oh! Aspetta, Bruno, ci penso io. Con tuo padre c'è una certa familiarità, ci ho già parlato. Ragazzi, ci aspetto una notte di pugni. Oh, raga, mi raccomando, gran sorrisi, eh. Sorridiamo tutti come se non fosse successo niente. Okay. È importante saperle viare, persone. Buonasera. Ah, ah, mamma mia, che sveglia! Meglio di Hagler! Altro che diretta televisiva, oh! Oh, ma che ha fatto? Ma che te sei impazzito? Bruno mio, quanto ti avevamo aspettato! Non ci hai fatto neanche mangiare, non ci hai fatto! Amalia, Amalia, chiama la polizia, che hanno ritrovato Brunetto nostro! Madonna mia, ti ringrazio! Sono stati sti zazzoni che ce l'hanno illuminato! Via, Brunè, c'è la sputatura del maiale, quella è buona pure di scaldarla, via, via, papà! Via. E adesso l'incontro? Io già ho fatto.
Ed ora passiamo al commento dei temi. Ci sono delle sorprese che, nonostante tutto, mi hanno reso molto felice. Il miglior tema è quello di Sacchi. Sì, ma che siamo allo stadio? Silenzio! Ho apprezzato molto lo stile epistolario col quale Sacchi si rivolge ai posteri. Ha una Luana immaginaria che riceve il suo messaggio quando egli è già morto da tempo. Sacchi, la prego, venga. Venga. Lo legga alla classe. E voi, mi raccomando, imparate. Cara Luana, quando leggerai questa lettera, io potrebbe essere già morto. Bravo. È evidente che quel potrebbe è una licenza poetica, diciamo pasoliniana, che è alla ricerca di un linguaggio di borgata, come a sottolineare le sofferenze dell'autore. È vero, Sacchi? Eh sì, è vero, professore. È proprio quello che vorrebbe dire. Su, continui a leggere. Penso al mio futuro e non lo vedo. Lo penso, lo cerco e non lo trovo, proprio come la titina. L'autore mette a nudo la drammaticità dell'uomo, che pur andando alla ricerca del suo futuro, non lo vede e non lo trovo, come a similitudine di titina, o che dir si voglia titina, l'immortale eroina di Shakespeare. Ne ho parlato pure a Ciro, il mio libraio. Mi ha detto che la conoscenza non dà la felicità, perché solo l'amore la partorisce. Qui mi soffermerei su Ciro, questo personaggio enigmatico che ti attanaglia. Pure lei lo conosce? Questo Ciro è il depositario del sapere, un novello Virgilio per Sacchi poeta che si avventura nei perigliosi sentieri delle eterne questioni. Continui. Luana, rispondi. Vuoi darmi la felicità o vuoi partorire? Bravo, Sacchi. Veramente un bel tempo. Bravo. Bravo, complimenti. E poi si vede che è tutta farina del suo Sacchi. Ah, professor, sta battuta è il massimo, no? Geniale. Sacchi, farina del suo Sacchi. Me la posso rivendere, la prego, professor. Lazzaretti, che cosa vuoi rivendere? Che cosa vuoi comprare? Ma che siamo al supermercato, che siamo al mercato delle pulci. Vai a posto. E qui non mi si può dare un dire che vi prendete il braccio. Vi prendete il braccio. E questo è così. A posto, su. Bravo, Sacchi. Hai meritato 10. Grazie, professore. E adesso vediamo chi possiamo interrogare. Sacchi, sei tu di noi! Ti portiamo a Super Strike. Dopo Petrarca, Sacchi, sei meglio di tutti. Ho preso 10 a scuola. E io 12 a tuo tip. Me sa sistemato fino al 2001. Forse sarà meglio lasciarli soli. Che storia romantica. Mi ricorda il finale del film O Ar Donna Galante. Solo che lì erano sotto fucilame innevato. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose che tu, che tu. Lua, perché piangi? È successo qualcosa a Miguel? Peggio! Non mi dica che ci siamo giocati alla via della pazzendiera? No, io te la bala donna! Romolo mi ha lasciato! Oh, quanto mi dispiace! E dai, non fa così, vedrai che sta giusta tutto! Guardami! Bisogna essere forti! E tu poi quanto hai preso a quel tema? A tema? 4! Anzi, 4 meno! Cioè, quasi 3! Ma io sono abituata a Pietri. Ma adesso piange pure lui. Ah, andiamo bene, è contagioso qui, eh.
Bruno è un ragazzo così sensibile, voi non l'avete capito. Ora piange perché è felice. Secondo me era meglio se si ammazzava. Ho deciso! Voglio morire! Pure te. Perché c'è qualcun altro? No, dicevo che ammazzasse. È proprio una stupidaggine, fidati. E te che ne sai? Beh, c'era un amico mio che aveva deciso di ammazzarsi. C'era, perché adesso è morto. No, se mi fa finire... Dunque, quest'amico mio credeva di essere innamorato di una che credeva di essere innamorata di un altro. Quando capì che si doveva ammazzare, capì che non aveva capito niente. M'hai convinto? Meno male. Certo che questo amico tuo era proprio un encefalitico. Beh, prima, oh, adesso però è cambiato, Vedi, Luà, la vita è una telenovela. E noi siamo appena alla 18ª puntata. Ammazza, bello. Mica lo sapevo che eri così profondo. Manco io. Allora, al treno.